music, news, sport. Every day for you on the web. LeccoChannel.it. The Blue Light Blue Radio. Francesco, schierato in una posizione non usuale, almeno per noi che ti abbiamo visto sempre giocare a destra della difesa o nel tuo ruolo più naturale di centrale, comunque ti sei fatto valere, magari ogni tanto fuori posizione un paio di urlacci del mister te li sei presi, però diciamo una mano in fase di uscita l'hai dato. Sì, sì, sono contento soprattutto per il risultato, era molto importante dar seguito alla vittoria di Rezzato. E adesso abbiamo un'altra partita domenica e dobbiamo cercare di vincerla assolutamente per cercare di avvicinarci il più possibile. È stata una partita che abbiamo chiesto anche al mister, avete giocato forse con un filo di sufficienza, si è visto magari in occasione del rigore che poi ha scaturito anche un po' l'incazzatura di Bertani, vi siete svegliati del tutto solo dopo l'espulsione di Cristofoli e li avete dovuto anche soffrire. Sì, abbiamo sofferto e siamo stati bravi a non concedere occasioni, abbiamo concesso forse un po' troppe punizioni vicino all'area, però nonostante forse abbiamo calato un po' la tensione, però siamo stati bravi a non prendere gol e a portare a casa questa partita. Classifica si è accorciata verso l'alto. Sì, adesso guardiamo quella davanti a noi, una per una, e poi cerchiamo di andarla a prendere. Complimenti, buon lavoro Francesco. Grazie, crepi. Mister, secondo me sei un po' arrabbiato. La gestione di quel rigore lì poi poteva costare qualcosa in questa partita. Se non fosse stata vinta sarebbe stato un peccato capitale, anche vedendo il Darf che comunque è caduto e quindi la vetta si è avvicinata. Sì, potevamo gestirla un po' meglio e credo che un 2-0 dovevamo farlo, ma perché comunque ci sono state delle occasioni e nella gestione della partita eravamo molto nervosi, un po' tutti, e quindi questo ha generato un po' troppa tensione e infatti abbiamo finito in 10, però non abbiamo corso particolari pericoli, quindi insomma alla fine siamo riusciti a portarla a casa, erano importanti questi 3 punti e basta. Avete un po' sonnecchiato fino all'espulsione di Cristofoli, che al di là del gol sempre di Fabio, molto bello con la specialità della casa, sembra che Lecce fosse abbia peccato un pochino di sufficienza negli ultimi 30 metri. Sì, ci è mancata un pochino di determinazione forse, ma eravamo onestamente molto nervosi perché sapevamo che era difficile questa partita, difficile perché aveva un approccio diverso rispetto a quella del Rezzato che si preparava da sé. Questa era una partita in cui sapevamo di incontrare un avversario comunque alla portata, però il fatto di non riuscire a fare il secondo gol, questo ci ha poi innervositi un pochettino, ci siamo fatti prendere da alcune situazioni con l'arbitro e questo non ha aiutato la squadra, però è un'esperienza, dobbiamo crescere sotto questo aspetto, però la squadra è stata ancora una volta brava a portare a casa 3 punti. Abbiamo visto andare via Cristian arrabbiato. Sì, va bene, queste sono cose tra attaccanti, abbiamo 3 specialisti, 3 rigoristi, l'allenamento fa sempre gol, quindi chiunque avesse tirato, Cristofoli l'aveva tirato, l'aveva sbagliato, quindi insomma poteva battere Bertani, ma insomma alla fine sono loro che devono decidere chi deve battere, noi non abbiamo una graduatoria ben precisa, abbiamo 3 rigoristi, ma sono cose tra attaccanti che vogliono sempre far gol, quando sono di razza devono essere così. Grazie mister, complimenti, buon lavoro. Grazie, grazie a voi. Music. News. Sport. Every day for you on the web. LeccoChannel.it. The Blue Light Blue Radio.